Contenitore d'anima è la mostra che la nuova Galleria delle Arti qui a Fabriano presenta, e l'autore è Adamo Modesto, e vediamo qui come un materiale povero nato per contenere altro, quindi il cartone e gli imballi di cartone diventano arte. Adamo Modesto è un artista romano con una lunghissima storia. Lui viene dal mondo della ceramica, che ha frequentato per moltissimi anni, per quasi 50 anni. Una volta liberatosi delle sue committenze, ha avviato un percorso d'arte, un percorso nel quale dalla ceramica è passato ai materiali poveri. Queste tue cartostrutture sono dei mondi incredibili, sono delle costruzioni dove sicuramente c'è il senso del gioco, ma c'è anche una grande capacità di tipo ingegneristico. Sì, tutto nasce da un gioco, è un divertimento fare questi lavori, ma nasce da, per tutta la vita è stato un costruire per me, perché il lavoro che mi ha dato da mangiare è stato sempre inventare e costruire nel campo della ceramica, che era tutto un altro campo. Quando ho cominciato a lavorare con questi cartoni, ho cominciato a lavorare per gioia, per divertimento, senza dar conto a nessun valore delle cose, cioè quelle che usciva dall'anima, lo mettevo in pratica. E quindi questi che erano dei contenitori di altro sono diventati poi alla fine i contenitori della tua anima. Certo. E quindi sono delle opere nate dalla gioia dell'anima.